Ciao ragazze, mi chiamo Laura Zanardini, ho 37 anni e vivo a Houston in Texas. Sono però nata e cresciuta a Milano, dove ho frequentato il liceo classico, al Carducci e poi il Politecnico di Milano, dove ho conseguito una laurea triennale in ingegneria aerospaziale e specialistica in ingegneria spaziale. Ho scelto di studiare ingegneria più per curiosità che per altro. Quando ho fatto il test, parecchi anni fa, si potevano scegliere tre possibilità e le mie possibilità sono state delle cose un po' strane. Ho scelto ingegneria aerospaziale, ingegneria biomedica e ingegneria nucleare, sapendo che comunque i primi esami erano comuni a tutti i rami di ingegneria, per cui avrei potuto cambiare nel caso non mi fosse piaciuto qualcosa. Alla fine la mia preferenza è caduta su ingegneria aerospaziale e man mano mi sono appassionata e ho deciso di rimanere con questa scelta e non ho più cambiato. Ad oggi, come ho detto, vivo a Houston e lavoro come rappresentante dell'Agenzia Spaziale Europea presso il Johnson Space Center della NASA. Il Johnson Space Center è uno dei centri più importanti dove si svolgono tutte le operazioni legate al volo umano nello spazio. In particolare c'è il centro di controllo della stazione spaziale, è dove vivono e vengono addestrati gli astronauti americani e anche gli astronauti russi e europei vengono qua per dei corsi specifici. Inoltre è il famoso luogo di cui avrete sentito parlare nei film, ad esempio Apollo 13, la famosa frase "Houston, abbiamo un problema" si riferisce proprio ad una comunicazione che è stata fatta con il centro di controllo dove io svolgo alcune delle mie mansioni. Durante il mio percorso ci sono stati alti e bassi. Alcune volte sono stata un po' scoraggiata dal fatto che sentivo i miei compagni di corso appassionati di aerei, che conoscevano tutti i vari modelli degli aeroplani, e a me onestamente queste cose non è che appassionassero molto, non mi trovavo nei loro discorsi, non mi interessavano più di tanto. Qualche volta è successo che mi sia un po' sentita scoraggiata dal continuare questo corso di studi. In realtà però appunto c'era sempre quella lezione finale in cui ti dicevano: ah, ma dopo aver studiato tutta questa parte di aeronautica c'è tutto un mondo a parte, il mondo dello spazio, dei satelliti, delle persone che vanno sulla stazione spaziale. E vedrete nella laurea specialistica come questo sarà interessante se sceglierete questo ramo. Per cui, insomma, andare avanti mi ha un po' aiutato quest'idea che avrei trovato verso la fine del mio corso di studi le cose che veramente mi appassionavano. Tra i momenti che ricordo di più della mia carriera scolastica c'è il famoso esame incubo di tutti gli studenti. Nel mio caso era questo esame, si chiama Dinamica e controllo dei sistemi aerospaziali, ed era tenuto da questo professore che era noto per bocciare tutti, decimare corsi. C'erano studenti che rimanevano fuori corso per anni cercando di dare questo esame più e più volte. Tanto è che è diventato famoso per le canzoni che gli sono state dedicate, le prese in giro, e diciamo che è stato un momento di unione fra tutti gli studenti, perché non importa quale specializzazione sceglievi, tu dovevi comunque fare questo esame. Questo esame consisteva in una prova scritta che durava un numero indeterminato di ore, in cui poi lui prendeva i fogli, li raccoglieva e diceva: ah, nessuno ha messo l'orale, ah che schifo, ah questa è una schifezza, ah torni tra 2 anni. E i pochi fortunati riuscivano ad arrivare in questa stanza dove poi erano rimaste 2 o 3 persone e fare colloqui individuali con questo professore che duravano in eterno. Io, essendo Zanardini, ero sempre l'ultima e mi sono dovuta fare 8 ore di dialogo con questo professore. In realtà poi le domande sono andate dalla sua materia fino a domande sulla Divina Commedia. Per fortuna questo è stato il mio ultimo esame, perché l'ho finito senza assolutamente nessuna energia e contenta di essere sopravvissuta alla prova del fuoco.
l'aggettivo con cui descriverei il mio percorso al Politecnico è sorprendente, perché sono entrata con, diciamo, la curiosità di studiare cose nuove e sono uscita con la possibilità di, a 6 mesi dalla laurea, poter lavorare alla NASA. Quindi direi che tutto il percorso in sé mi ha davvero sorpreso e sono contenta della mia scelta e di tutte le porte che mi si sono aperte una volta uscita. Ingegneria aerospaziale, soprattutto ingegneria spaziale, può non sembrare all'inizio un percorso flessibile, nel senso che uno si aspetta: ah, quando esco da ingegneria spaziale devo per forza andare a lavorare con gli astronauti. In realtà il mio percorso, ad esempio, non è iniziato così. Appena uscita dall'università ho iniziato a lavorare in un'azienda che faceva consulenza. E per il solo fatto di aver studiato ingegneria, di essere stata messa davanti ai problemi durante tutti i miei anni di studio, mi ha aiutato a destreggiarmi in un campo lavorativo di cui non conoscevo niente. Poi sono stata anche abbastanza fortunata, perché avendo fatto una tesi in un'azienda aerospaziale in Italia, sono poi stata scelta per andare a lavorare alla NASA, sempre per questa azienda italiana. Però non è detto che le cose vadano così, e ho amiche che sono perfettamente soddisfatte dei loro lavori e hanno studiato ingegneria spaziale, ma il loro lavoro è ricaduto su un altro campo. Per la mia esperienza, il mondo dell'ingegneria è un mondo altamente collaborativo. Per anni ho lavorato in un team in Germania che dirigeva le operazioni di volo di un modulo della Stazione Spaziale Internazionale, e il lavoro viene fatto in turni e il lavoro viene fatto in team. Si ha sempre una persona responsabile, che in questo caso ero io, però un team di persone, per cui tutta la mia esperienza è sempre un'esperienza di lavoro in gruppo, di confronto, di prendere una decisione avendo tutti gli elementi nati dalla discussione con altre persone. Per cui, per quello che mi riguarda, ho sempre avuto l'esperienza di un lavoro collaborativo, non competitivo. Allora, se suggerirei il mio percorso di studi a chiunque, certo che lo suggerirei, soprattutto se avete una passione e lo studiare un argomento che è, diciamo, riferito alla vostra passione, non fa altro che rendervi la vita più facile durante lo studio, quindi ben venga. E il mio percorso professionale non posso fare altro che suggerirvelo, perché l'emozione di dividere un ascensore con un gruppo di astronauti o di entrare ogni mattina attraverso quel cancello e trovarsi sulla sinistra i lanciatori, sulla destra avere questo museo con lo shuttle, il Boeing, il lanciatore di SpaceX, mi ricorda che sono nel posto dove ho sempre voluto essere e faccio il lavoro che ho sempre voluto fare. Quindi iscrivetevi ad Ingegneria Aerospaziale, perché a volte i sogni si realizzano.